l'amore di Dio verso l'uomo perduto. Io vorrei iniziare con un verso che noi troviamo in Efesini 3, versetto 17 e 18, dove veramente vediamo un amore immenso, un amore infinito, questo amore divino che viene versato verso tutta l'umanità. E ci sono due traduzioni, a me piace più quella da Rivedutta, io uso la Diodati. La Diodati dice così, versetto 17, perché Cristo abiti, e questo già è molto bello, nei vostri cuori. Qui il verbo abitare significa che il Signore vuole stabilirsi dentro i nostri cuori, vuole stare, soggiornare, vivere con noi, essere coinvolto nella nostra vita, per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore, qui la mia traduce, possiate comprendere. Invece la Riveduta traduce, siate resi capaci di abbracciare, questo mi piace molto di più, perché attraverso, no, proprio nostro Signore Gesù Cristo, attraverso la fede, veniamo resi capaci di abbracciare l'amore di Cristo con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Amen. Amen. E questa è l'immagine dell'amore di Dio, e questa meravigliosa croce, un amore veramente infinito. E infatti, proprio parlando, portando delle misure, no? E vedendo questa realtà, infatti proprio nella croce di Cristo noi vediamo tutte queste misure, delle misure infinite, all'altezza, per esempio, un amore potente e infinito, noi vediamo l'amore di Dio che è un amore veramente potente e infinito, che non ha limiti, un amore verso tutti gli uomini, poi la lunghezza, verso ogni epoca, perché nostro Signore è morto per ogni epoca, per tutte le persone, quelli prima di Lui e quelli dopo di Lui, quelli anche del suo tempo. E poi vediamo la profondità, nonostante i nostri peccati. E infatti è stata bella la meditazione di Vittorio, parlando di quella donna adultera, e io molte volte mi ci vedo in questa donna adultera, una donna che aveva commesso peccato, però si mette e fa appello alla grazia di nostro Signore Gesù Cristo. Perciò la profondità dell'amore di Dio, chi può veramente quantificare quanto il Signore è profondo nel suo amore, nonostante i nostri peccati? Tutti siamo peccatori, siamo privi della gloria di Dio, però grazie a Dio siamo giustificati proprio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. E sono proprio queste canzoni che noi troviamo, questi inni che noi troviamo nella parola di Dio, che rincuorano i nostri cuori, siamo giustificati. Nostro Signore Gesù Cristo che ci giustifica davanti al Padre, una cosa veramente meravigliosa, nonostante i nostri peccati. Dio è amore, ci sono versetti, diceva Vittorio, no, il mondo non è giusto, perché io, a me mi hanno dato 15 minuti, a Franco 45 minuti. Ma non è in base a quanto uno parla che ha, diciamo, il messaggio a valore, ma in base a quello che uno dice. E il messaggio di Vittorio è stato molto bello, anche per esempio vedendo questo versetto, è corto, no? Ma è grande potenza. Dio è amore. Dio è amore. Questo veramente, Dio è l'essenza dell'amore. E proprio Gesù Cristo è sceso sulla terra per farci conoscere questo meraviglioso amore. Ecco perché io invito sempre i giovani a cercare di conoscere sempre di più Gesù, perché più conoscendo Gesù, più noi ci innamoriamo di nostro Signore Gesù Cristo. Voler spiegare l'amore di Dio come voler definire Dio. Io credo che l'amore di Dio non si può spiegare, si può soltanto gustare, veramente si può gustare, lo possiamo gustare. In questo momento, infatti, il mio invito che vi voglio fare, gustiamo insieme questo amore meraviglioso. C'è questo passo di Deuteronomio, quando Dio parla al suo popolo, no? E dice, l'Eterno non ha riposto il suo amore verso di te Israele, o perché o non perché vi ha scelto, perché eravate più numerose degli altri, anzi, eravate in minoranza. Allora perché tu ci hai scelto? Perché Israele poi alla Chiesa, perché ci ha scelto? E ce lo dice, continua, perché l'Eterno vi ama.
E non c'è una spiegazione quando qualcuno ti ama, punto, non c'è una spiegazione. L'Eterno non ha messo il suo amore e ci ha scelti perché lui ci ama. Come una donna, come un uomo ama la propria donna, come la donna ama il proprio marito. Non c'è una spiegazione. Due si incontrano e si amano. E questo è l'amore di nostro Signore. È veramente un amore immenso. O Eterno, che cos'è l'uomo perché te ne curi? O il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto? Eterno, che cos'è l'uomo? No? Eppure diceva qualcuno che noi siamo una pallina da golf. Se noi guardiamo nell'universo, no? L'universo, tutti questi pianeti, quello, almeno io credo, quello che l'uomo è riuscito a vedere, perché c'è ben altro, perché l'universo, è, la parola stessa dice, è universo, dove l'uomo, diciamo, è riuscito a buttare i suoi occhi, quello che l'uomo riesce a vedere, e di fronte a tutto quello che noi riusciamo a vedere, dove sta la Terra? È una pallina di golf, una pallina piccolina. E se noi guardiamo, poi scendiamo ancora all'uomo, mettiamo l'uomo di fronte a tutto questo universo, diventa un piccolo batterio, niente. Eppure l'Eterno, colui che ha creato tutto quello che riusciamo a vedere, no? Ci prende in considerazione e addirittura ci ama. Ci ama. Essere amati. L'uomo è stato creato per essere amato. E guai se l'uomo non avesse questo amore. Io mi viene in mente, no? Adamo, quando fu creato, Dio lo mise nel giardino dell'Eden, gli dà tutto, gli dà la sua comunione, c'era Dio, però l'uomo, nonostante avesse tutto, aveva pure la comunione con Dio, era solo. Era solo. E Dio vede che l'uomo era solo e gli dà la donna. E questo è straordinario. E poi lo vedremo, questa immagine lo vedremo dopo. Una cosa è certa, che noi uomini siamo preziosi ai suoi occhi. C'è un verso che io lo uso sempre, che a me piace tantissimo. Leggilo, Stefano. Sta qua. Perché chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio. Perché chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio. Provate a mettere il dito nell'occhio del fratello a fianco. Vi mena. Chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio, per dire quanto noi siamo cari. Chi ci può separare da questo meraviglioso amore? Noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio, ma chi ci può separare? Io credo che noi abbiamo un nemico, abbiamo tanti nemici, ma c'è il nemico numero uno. E io ho trovato una diapositiva, questa immagine, che veramente rispecchia, no? Qual è questo nemico. È proprio questo. Siamo noi stessi. Siamo noi stessi che non vogliamo lasciare, no, quel sacco dell'orgoglio. Quel problema, quel sacco, purtroppo è un problema non soltanto all'interno della Chiesa, è un problema all'interno delle famiglie, della società, e poi anche si riversa all'interno della Chiesa e il rapporto anche con Dio. Pur di non lasciare quel sacco e dare la mano a chi ci vuole salvare, noi vogliamo tenere tutte le nostre cose, tutto il nostro orgoglio. Però purtroppo stiamo per morire. Magari se tutti quanti noi lasciassimo quel sacco, no? E potessimo dare la mano a chi ci vuole salvare, non avremo problemi in famiglia, non avremo problemi nella società, non avremo problemi all'interno della famiglia del Signore, non avremmo problemi. Quello è stato il primo problema, è il primo nemico, numero uno, siamo noi stessi. E a volte la mia preghiera che io faccio a Dio, Signore, difendimi da me stesso, perché noi stessi possiamo farci male, e noi stessi possiamo perdere quell'amore meraviglioso di Dio. Dio ci ama veramente in una maniera sviscerata. Io sono un po' fissato con i numeri
io ho trovato 7 punti cardinali dell'amore divino, 7 che completezza, io credo che l'amore di Dio è completezza, è un amore veramente completo. E cominciando dal primo, no? Partendo proprio dal cuore dell'amore. Guardate, la parola di Dio è la mente di Dio, però c'è un verso che è considerato, a tutti i Vangeli, ma un verso in particolare è considerato il cuore della Bibbia. Perché in quel verso, in quelle poche parole, c'è tutto il piano di salvezza, c'è tutto l'amore di Dio che è riversato verso tutta l'umanità. E credo che avete capito di chi, di quale verso sto parlando. Giovanni 3,16, il verso che ha cambiato il mondo e che continua a cambiare le anime e che ha cambiato me e continua a cambiare. Io sono sicuro, fratelli, che alla fine lo Spirito Santo mi chiederà il supplemento, perché sta facendo veramente tanta fatica per potermi cambiare. È il super lavoro, però Giovanni 3,16 cambia, perché in queste meravigliose, io la chiamo una sinfonia quando leggiamo questo verso, no? Veramente noi troviamo tutto il piano di salvezza, tutto l'amore di Dio, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, tutto quello che aveva. Dio non è che ha dato una parte qualcosa, ha dato se stesso affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E Dio ha tanto amato il mondo, Dio ci ha amati quando noi eravamo lontani da lui. Non è che Dio ha detto, beh, loro hanno peccato, devono fare loro il primo passo. Noi abbiamo peccato e lui ha fatto il primo passo per riconciliarci. Guardate. E in questo verso ci sono 3 verbi importanti dove vediamo veramente un amore trino. Dio ha amato, ha dato affinché abbiamo. E guardate, Dio Padre ha amato l'umanità perduta. Poi vediamo, Dio Figlio ha dato la sua vita per noi peccatori, e poi Dio Spirito, affinché per mezzo di Dio Spirito noi abbiamo la garanzia della vita eterna. Perciò in questo verso, no, vediamo la deità completa che riversa il suo amore verso tutta l'umanità. E qui vediamo proprio un vero progetto, poi vediamo l'azione e il frutto di tutto il programma divino per poter risanare l'uomo. Secondo punto è, l'amore di Dio è un amore ad arcobaleno, l'amore è pieno di Dio, è pieno di sfumature e di manifestazioni. Io quando vedo l'arcobaleno ho una bellissima immagine di un funerale. Scusate, ma come può essere una bellissima immagine un funerale? È stata una bellissima immagine. Un po' di tempo fa, a San Vito dei Normanni, c'era una sorella che morì e lei abitava proprio 200-300 metri dal cimitero. E ogni volta che ci penso mi viene la pelle d'oca. E stavamo portando la salma al cimitero per dare l'ultimo saluto a questa sorella. E mi ricordo una cosa meravigliosa. La stavamo portando a piedi, logicamente 200 metri si fanno a piedi, non con la macchina. C'era il carro funebre che andava avanti e ad un certo punto c'era, guardate, una pioggerellina, ma proprio fina, ed esce un arcobaleno che iniziava da dietro casa di Rosaria e andava al cimitero. Proprio per dire che Dio voleva partecipare a dare l'ultimo saluto a questa sorella. E per me fu un'immagine che proprio mi resta sempre impressa ogni volta che vedo l'arcobaleno. Mi ricordo di questa bellissima immagine. Perciò Dio si manifesta, il suo amore si manifesta con tante sfumature. Noi dobbiamo soltanto cogliere queste bellissime sfumature dell'amore di Dio. Dio è il nostro Goel, in ebraico significa il nostro Redentore. Dio è il parente più prossimo che viene in difesa dei più deboli. Infatti c'è questo verso che penso tutti conosciamo: Padre degli orfani e difensore delle vedove. Vedete come l'amore di Dio ha tante bellissime sfumature? Eh sì, questa è l'immagine di quando mio figlio a luna di notte mi svegliò per dirmi che si voleva battezzare. Un amore paterno. Vediamo anche
nell'amore di Dio veramente un amore paterno, un amore meraviglioso. E io ringrazio Dio che ci dà la famiglia carnale per poter capire, no, il suo amore nei nostri confronti. Io credo che chi è padre o chi è madre darebbe la propria vita per i propri figli. E questa è una delle scene che per me resta impressa nella mia vita. All'una di notte, che si sveglia un figlio per dirti: papà, mi voglio battezzare, stava piangendo. Io per un attimo, perché si è svegliato all'una di notte, ho detto: ma sto sognando, ho fatto un commento locale, no? Ma io poi ho visto che era realtà, e vedere tuo figlio che abbraccia l'amore di Dio è qualcosa di straordinario. E questa scena mi fa capire quanto Dio veramente ci ama. Quando la scrittura dice che in cielo c'è gioia, come so che ultimamente avete gioito per Maurizio, per il battesimo di Maurizio, no? E in cielo c'è veramente una grande gioia e gli angeli fanno festa. Ma il nostro padre fa festa, perché un figlio è ritornato a casa, cioè sta nella famiglia del Signore e c'è una gioia immensa, proprio come io vedo mia moglie molto più ansiosa di me, ma lei, cioè per tutti e due figli, ma quando mio figlio è fuori di casa, la vedi sempre lì con il telefonino perché è ansiosa, non vedo l'ora che il figlio torni a casa. E quando mio figlio mette la chiave nel cilindro della serratura, che gioia immensa. Queste sono veramente quelle manifestazioni dell'amore di Dio. Lui è il nostro padre, e grazie a Gesù Cristo che ci dà l'opportunità, ci ha dato l'opportunità di poterlo chiamare papà, papà. Poi vediamo alcuni versi. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e dall'Egitto chiamai mio figlio, mio figlio. Vediamo anche un amore materno, perché Dio anche ci ha dimostrato un amore materno. E io ho questo verso veramente nel cuore, Isaia 49, versetto 15. Può una donna dimenticare il bambino lattante e non aver compassione del figlio nelle sue... Sapete, lì la parola è tradotta viscere, ma in realtà, sapete qual è la parola? È utero. È utero. C'è proprio qualcosa che ha dentro. Anche se esse dovessero dimenticare, io non mi dimenticherò. Vedete anche l'aspetto materno. L'aspetto paterno, ma c'è anche questo bellissimo aspetto materno, che poi viene espressa da quella bellissima immagine di questa mamma che tiene tra le braccia il proprio figlio. È una bellissima immagine. Poi vediamo anche un amore spontaneo, no? Un amore matrimoniale. E ci sono dei versi veramente che ci devono, che ci pongono ad una riflessione. Isaia 54,5 dice: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il creatore, colui che ha creato ogni cosa, è il nostro sposo. E poi questa immagine viene riportata a chi? Al nostro Signore Gesù Cristo. Infatti dirà l'apostolo Paolo: io vi ho fidanzati ad uno sposo. E tutti quanti noi siamo stati fidanzati al nostro Signore Gesù Cristo. Noi stiamo vivendo, fratelli, la vigilia di quel meraviglioso matrimonio che chissà quando avverrà, ma avverrà, quando il Signore lo vorrà, quando Egli ritornerà, ci sarà questa meravigliosa festa, questo meraviglioso matrimonio, dove la Chiesa si unirà allo sposo. Ma vediamo che Dio viene chiamato sposo, ma anche Cristo viene chiamato sposo, perché sono tutt'uno. E noi ci uniremo a loro, saremo tutt'uno. Perché dice la scrittura, perché quando lo vedremo come Egli è, saremo simili a Lui. Saremo simili a Lui, qualcosa di straordinario. Saremo una sola cosa. E per farci capire, proprio Dio ordina a Osea di sposare una prostituta, proprio per dire
che significa quando una moglie ti tradisce, quanto è brutto, quanto si può soffrire. Infatti il profeta trasferisce in Dio, no, un sentimento di amore, di odio che prova nei confronti della donna che lo tradisce. Cioè come Dio soffre quando noi non siamo fedeli, no? Questo ci fa capire. Cioè noi soffriamo se nostra moglie o nostro marito non è fedele, così anche Dio soffre. Perciò essere, vediamo questo amore sponsale, un amore matrimoniale, un amore dove dobbiamo essere tutt'uno in questo amore divino. Poi vediamo anche un amore amichevole e vediamo Abramo e Mosè hanno avuto l'onore di essere chiamati gli amici di Dio. Ma non è un privilegio che hanno avuto soltanto loro, ma che grazie a Dio ci è stato concesso anche a noi. Voi siete miei amici, voi siete miei amici. E tutti quanti noi possiamo essere suoi amici se facciamo le cose che egli ci dice di fare. L'amore di Dio, guardate, va oltre, va veramente oltre. Perché va oltre? Perché Gesù Cristo è stato l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Lui è stato l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Io non sono venuto per i sani, ma io sono venuto per i malati, per ristabilire quelli che hanno bisogno, per salvare ciò che era perduto. Questo è l'amore di Dio. E come si fa uno che una volta conosce l'amore di Dio a rifiutarlo? È impossibile guardare. Qui vediamo anche un altro punto fondamentale, un amore protettivo. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. Entrambi non amano perdere la loro creatura. Infatti dice, io non mi compiaccio della morte dell'Egno, dirà Dio Padre. Dio Figlio, che io non perda niente di tutto quello che tu mi hai dato. Dio Spirito, brama di gelosia per non perderci. Vedete, tutti e tre non vogliono perderci perché ci amano fino alla follia. Ma noi amiamo Dio fino alla follia? Cosa riusciamo a fare? Che tipo di amore dimostriamo a Dio? Io a volte sto veramente male quando vedo da parte della creatura di Dio, dei figli di Dio, una superficialità nel servire Dio. Dio non è stato superficiale nei nostri confronti. Dio ha dato se stesso e continua ad amarci. Terzo punto, l'amore che si manifesta. Qui veramente troviamo un amore meraviglioso. All'inizio Dio Padre che comunica al suo popolo attraverso i profeti. Se noi andiamo a leggere i profeti, no? Iniziano sempre con l'Eterno parlò a Mosè dicendo di questo ai miei figli, a Israele, a tutti i profeti. Dio sceglieva alcuni uomini e parlava. Poi Dio fa un altro passo, vuole avvicinarsi all'uomo, per stare vicino all'uomo, per aiutarlo. E che cosa fa? Dio viene in mezzo a noi uomini peccatori e riveste un corpo, e questo corpo è Gesù Cristo. Infatti il quale sarà chiamato Emanuele, che si interpretato vuol dire Dio con noi. Dio prima sceglieva alcuni, e questi alcuni parlavano al popolo. Poi Dio vuole fare un passo verso l'umanità. Si incarna in un uomo e viene ad abitare in mezzo agli uomini. E poi arriva il miracolo dell'eccellenza. E qual è questo miracolo? Che Dio adesso non parla ad alcuni, non sta in mezzo a noi, ma sta dentro di noi. Sta dentro di noi, attraverso lo Spirito Santo, fratelli. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in ognuno di noi. Lo Spirito Santo abita in ognuno di noi, fratelli. Guardate i tre passi dell'amore divino. Prima da alcuni, poi in mezzo, adesso dentro. Ecco perché dobbiamo ripulire la nostra vita. Dobbiamo veramente ripulirla perché dentro di noi, se qualcuno ancora non ha capito, abita il Creatore, l'Altissimo, colui che ha creato ogni cosa, visibile e invisibile, di tutto quello che sta qui in questo sistema.
poi vediamo il quarto punto, il miracolo della creazione. Diceva Ravasi, l'amore di Dio squarcia il silenzio del nulla e fa germogliare la vita. Ed è proprio così. L'amore di Dio proprio squarcia il silenzio del nulla e fa germogliare dal nulla la vita. Se noi andiamo a vedere la creazione, e Dio disse e fu, e Dio disse e fu, e Dio disse e fu, e poi per condire tutto questo bellissimo creato era buono, cioè Tov. E la cosa bella che poi veniamo alla conclusione della creazione di questo meraviglioso miracolo, che quando crea l'uomo, Dio non dice Dio disse e fu, ma Dio disse facciamo. Come se, è un mio pensiero, potete pure non accettarlo, ma io vedo questo, come nella creazione dell'uomo c'è la verità tutta assieme. Facciamo l'uomo. E qui non dice Tov, ma Tov Meod, cioè era molto buono. Era molto buono. Vedete come piano piano vediamo quanto noi siamo speciali agli occhi di Dio. E un'altra cosa molto bella, perché leggendo questo verso ho capito che noi siamo stati creati prima del mondo. L'uomo è stato creato prima della terra. E infatti dice, in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi, irreprensibili davanti a lui nell'amore. Ci ha eletti, fratelli, prima della fondazione del mondo. Cioè, il Dio è un grande architetto che aveva tutto questo nella sua meravigliosa e santa mente. L'uomo è l'icona di Dio, è veramente l'immagine di Dio. Il poeta Sofocle scrisse: molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell'uomo, nessuna. Uomini filosofi, no? Anche loro hanno in queste realtà, in questi scritti, manifestano la potenza di Dio. Perciò l'uomo è la cosa più mirabile che ci possa essere. E quando Dio mette nell'uomo, cioè quando Dio crea ogni cosa, usa le cose in vita, usa due parole differenti. Quando crea gli animali e il mondo naturale, vegetale, dice soffio, gli dà un soffio di vita. E qui usa la parola bios, che significa la vita in generale. Non so se chi si ricorda i vecchi computer che avevano un'anima chiamata la bios, no? È una vita in genere. Ma quando crea l'uomo, Dio non dà un soffio di vita, ma dà un aglio di vita, qualcosa che viene dall'interno di Dio. Perché noi siamo anche eterni, fratelli. Siamo eterni, perché noi abbiamo lo spirito di Dio. E Dio non ci dà la bios, la vita in genere, ma Dio ci dà Zoe, una vita uguale al donatore. Perciò noi siamo speciali. Noi abbiamo Dio dentro di noi. E sono due termini completamente differenti. Che Dio, quando ha plasmato dalla terra, da questo fango, ha soffiato un alito di vita dentro di noi, in ognuno di noi. Perciò quando noi guardiamo una persona, guardiamola come un'anima di Dio. Genesi 1,27 dice, così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di Dio. Io credo che noi per anni abbiamo inchiodato un'immagine, proprio sull'immagine di Dio, che noi siamo stati creati all'immagine di Dio, per dire che l'uomo è stato creato come anima uguale a Dio. E non ci piove, è così. Li creò maschio e femmina. Io credo che l'immagine di Dio, noi la possiamo vedere proprio in questa bellissima immagine. Proprio nella famiglia c'è l'immagine di Dio. Infatti dice Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò all'immagine di Dio, li creò maschio e femmina. È proprio nella famiglia, in questa unione, nel proseguo della vita, che c'è l'immagine di Dio, fratelli.
E questa famiglia, che è una cosa trina, e Dio è trino, c'è l'immagine di Dio. Non soffermiamoci sul fatto che noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza per quanto riguarda l'anima, la parte spirituale. È vero, ma io credo che bisogna andare oltre. È nella famiglia che noi possiamo vedere e incontrare l'immagine di Dio, in queste due persone che si amano, e da questo amore che viene sviluppato nasce poi il proseguo della vita. Due persone si amano e da questo amore nasce il frutto, e questa è l'immagine di Dio, questa meravigliosa immagine noi possiamo vedere Dio. E poi il quinto punto, c'è la riconciliazione, la grande notizia. Io credo che la gente ha bisogno di questa bella e grande notizia, perché la gente ha bisogno di sentirsi dire che c'è una speranza, fratelli. C'è una speranza. Quante persone oggi, purtroppo a cagione a motivo di questa crisi economica, non avendo altre alternative, cosa stanno facendo? Si stanno suscitando. Tanta malvagità. Ogni giorno sentiamo che uomini stanno ammazzando le proprie mogli. Dicevo, qualcuno non si sente mai il contrario, purtroppo, ma di rado. Però vediamo la cattiveria dell'uomo proprio perché si sta allontanando da Dio. La gente ha bisogno di questa speranza per poter cambiare la vita e per poter dare un senso alla propria vita. E questa grande notizia è il nostro Signore Gesù Cristo. Guardate quanto è bello questo versetto. Veramente bisogna proprio scriverlo in modo indelebile nella nostra vita. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore e lo dimostra. Lo possiamo vedere il suo amore. Amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Lui ha fatto un passo avanti. A volte noi abbiamo un problema con Vittorio. No, se non viene lui, no. Io sono orgoglioso, lui si deve pentire, cioè lui è santo, lui è tre volte santo, lui ha creato ogni cosa, a lui appartiene tutto. Se noi viviamo, respiriamo, camminiamo, dobbiamo grazie a lui, ma lui fa un passo avanti, è lui che fa il primo passo, e in questo lui dimostra il suo amore, che mentre eravamo peccatori, lui ci dimostra questo meraviglioso amore. Morendo per noi, fratelli. Morendo per noi. E questo è il grande progetto. E questa è la grande speranza che noi dobbiamo predicare alla gente. Questo è il progetto divino. Cristo è la Chiesa. Cristo è la Chiesa. Dobbiamo incontrare Cristo e poi fa parte della sua famiglia. Non si possono escludere le due cose. Non si può dire sì a Cristo, sì al suo amore, io amo Cristo, accetti il suo amore, e poi rifiuto la Chiesa, assolutamente. Dio o Gesù si ama solo attraverso la Chiesa. Solo attraverso la Chiesa noi possiamo dimostrare l'amore che abbiamo nei suoi confronti. E questo è il grande progetto. Cristo la Chiesa. E guardate questo nell'inno dell'amore che Paolo scrive in Colossesi: avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé tutte le cose. Noi siamo stati riconciliati, e questa bellissima speranza che cerco di predicare alle persone, ai nostri giovani, c'è una speranza, ragazzi. Forse un po' negli anni passati abbiamo un po' spaventato i nostri ragazzi, riempendoli di regole. Questo si fa, questo non si fa, questo si fa, questo non si fa. Pure io ho avuto un momento in cui ho predicato regole nella vita. E poi ho perso di vista l'obiettivo. Noi dobbiamo predicare l'amore di Dio. E nell'amore di Dio c'è la verità. Dobbiamo far innamorare le persone. Se non si innamorano, non cambieranno mai la loro vita. Se non si innamorano di Cristo, non la cambieranno mai, assolutamente. Se ci guardiamo un attimino e facciamo un punto della situazione, perché le nostre chiese si sono spogliate dei giovani? Perché forse non abbiamo potuto, non siamo stati capaci di presentare bene questo meraviglioso amore.
Non siamo stati capaci di dire, guardate, giovani, tutti siamo stati giovani e sappiamo che quando si è giovani si sbaglia con molta facilità. Non siamo stati capaci di dire, guarda, Dio è il Dio della seconda possibilità. Dio ti vuole bene. Che cosa avremmo fatto noi al posto di quegli uomini che stavano lì con le pietre in mano pronti per lanciarla, quella pietra? Gesù invece va incontro a quella donna, io non ti condanno, dove sono i tuoi accusatori? Io non ti condanno. Mentre noi a volte ci mettiamo al posto di Dio, parliamo del suo amore e poi condanniamo allo stesso tempo. Il culmine dell'amore di Dio è stato raggiunto proprio nel sistema dei fratelli. Per ben tre volte noi sappiamo che Gesù si butta a terra e chiede al Padre, se ti è possibile allontanare da me questo calice. Per un attimo, usando un po' di fantasia, immaginate di essere Dio e lì c'è vostro figlio e ti dice, papà, se c'è un'altra possibilità, ti prego, usala quest'altra possibilità. E il vedi tuo figlio, disperato fino alla morte, disperato a tal punto che arriva a sudare sangue. Tu che avresti detto? Avresti detto, figlio mio, sali, dai, lasciamo che questo male la muoia. Lui non ha fatto così. Immaginate, vedere il figlio soffrire, disperato, di una depressione fino alla morte, a tal punto di arrivare a sudare sangue, per ben tre volte gli chiede al padre, buttandosi a terra. Ma c'era qualcosa di più grande. Ed è questo. La gioia che gli era stata posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio. Sapete chi vale quella gioia? Siamo noi. Siamo noi, fratelli. Mi viene in mente l'immagine di una donna che sta per partorire, no? Che con le donne è lì a soffrire, ma quando arriva il momento che esce il bambino, che gli viene messo di fronte, tutto quel dolore scompare, perché ha una gioia di fronte. E noi siamo quella gioia, siamo quella gioia in mezzo. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. L'ascensione di Gesù Cristo è un'altra immagine meravigliosa del suo amore. Che c'entra, qualcuno potrebbe dire, no, con l'amore di Dio? Perché sapete, quando Gesù ascende al cielo, ascende con il corpo umano, corpo glorioso, e Gesù porta al Padre l'umanità. Gesù porta al Padre l'umanità, tutta l'umanità. E questa è un'altra immagine meravigliosa di questo immenso amore. Sesto punto, siamo arrivati alla fine quasi, L'amore ci mette in cammino verso l'eternità. Questa è una bellissima foto che per me io porterò nella mia tomba, perché non posso dimenticare o non possiamo dimenticare quello che è avvenuto l'anno scorso. L'anno scorso con Metti sul Monte compiva 20 anni e il Signore ci ha regalato 7 battesimi, tutti a campeggio. Non avevamo il tempo di riempire la vasca, di risvuotarla, che c'era qualcuno che voleva battezzarsi. E sapete, noi utilizziamo un battistero veramente molto originale, è un congelatore, che usiamo per queste occasioni, lo svuotiamo, se c'è la carne lo svuotiamo, lo ripuliamo, lo riempiamo di acqua e poi avvengono questi battesimi. E questa è una bellissima immagine di 7 anni veramente che hanno, si sono messi in cammino verso l'eternità. E noi dobbiamo cercare di aiutare questi ragazzi a camminare verso questo meraviglioso amore di Dio. Un cammino veramente speciale. Un cammino dove tutti quanti noi siamo
incamminate, però dobbiamo aiutarci l'un con l'altro, perché nessuno, affinché nessuno veramente venga privato di questo amore meraviglioso di Dio. L'ultimo punto, l'amore di Dio ci dà sempre una seconda possibilità. Sapete, la conoscete tutti, la storia del figlio del prodigo, no? Di quel figlio che una volta che ha sperperato tutto quello che aveva chiesto al padre, ritorna perché è talmente locale. E anche qui, un po' usando la nostra fantasia, tu che vedi tuo figlio che ha sperperato tutto, che ritorna, ehi, da dove vieni? Dove sono tutte le cose che ti ho dato? E mi piace, ne ebbe compassione e corse. E lui gli dice, ma che fine hanno fatto tutte le cose che ti ho dato? Lo abbracciò, dice la scrittura, si gettò al collo e lo baciò. Perché questo figlio era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Dio è sempre il Dio della seconda possibilità. Io mi arrabbio veramente quando noi ci mettiamo al posto di Dio e giudichiamo. Perché noi non siamo Dio. È Lui che può esprimere giudizio. Noi a volte Dio lo facciamo piccolo, 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 piccolo e limitiamo il suo amore. Veramente lo limitiamo. Lo mettiamo in una bottiglia, chiudiamo la bottiglia e parliamo soltanto di lei, di quello che si fa e di quello che non si fa. A me piace questa immagine, questo dipinto, guardate quella mano amorevole da parte del padre. Gli dà una pacca al figlio, per dire il figlio mio, gli si gettò al collo e lo baciò. Noi abbiamo bisogno di questo amore. Noi abbiamo bisogno di questo amore. E meno male che c'è questo amore. Poiché l'amore di Cristo ci costringe a riceverlo e a donarlo. L'amore di Dio non si può tenere per noi stessi, dobbiamo donarlo agli altri. Gesù Cristo veramente ci costringe, perché proprio nel conoscere l'amore di Cristo lo riceviamo questo amore e poi dobbiamo donarlo a tutte le gente, a tutte quelle persone che vanno alla ricerca. In conclusione, qualcuno dice, meno male. Lo so. Quattro cose che io ho capito dell'amore, perché alla fine poi dobbiamo dare anche il senso a quello che abbiamo detto, no? La prima cosa è, io credo che l'amore di Dio è perfetto. Il nostro amore non è perfetto, noi manchiamo molte cose, ma il suo amore è perfetto. E se stiamo vivendo un momento di depressione, un momento di scoramento, eccetera eccetera, andiamo al suo amore, perché il suo amore è veramente perfetto. Il suo amore è infinito. Non ci sono limiti all'amore di Dio. Noi condanniamo e Lui salva. Vi ricordate cosa dissero i discepoli alla donna cananea? Signore, ma licenzia questa donna. Licenziala. Mentre Gesù l'ha amata. L'amore di Dio è semplice. Oggi purtroppo le spaccature, tutti i problemi che noi troviamo all'interno della Chiesa è perché abbiamo mutato l'amore di Dio in difficoltà. Abbiamo creato questo amore tutto articolato, difficile, pieno di teologia, di parolone che hanno questo senso ma forse ne ha un altro senso. Mentre l'amore di Dio è semplice. Io non vi posso immaginare un Dio che ci vuole salvare e che ci vede noi che stiamo per affogare e dice guarda, se ti vuoi salvare devi rispondere o devi conoscere alcune cose, oppure devi sapere questo, o devi rispondere a questo rebus. Ma l'amore di Dio è semplice. Bisogna sapere che Gesù è venuto per salvare l'umanità. Chi accetta il suo sacrificio ha vita eterna. Questo bisogna sapere. Bisogna sapere che noi siamo peccatori e che c'è un salvatore. Basta, questa è la più grande teologia. Non è che l'uomo ha bisogno di tutte queste parolone. Alla fine ci incappiamo, perché noi siamo troppo limitati. E l'amore di Dio è eterno. Amen. Meno male che è eterno. Vogliamo gustare il suo amore, fratelli?
voglio una vostra risposta. Vogliamo gustare il suo amore? Amen. Lui dice in Apocalisse: ecco, io Gesù sto alla porta e busso. Guardate, la porta del nostro cuore ha un piccolo problema, che ha la maniglia soltanto all'interno, non ce l'ha all'esterno. Bisogna che l'apriamo noi. Io sto alla porta, se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli è con me. Io credo che il nostro Signore voglia una cena intima con tutti quanti noi. Tutti siamo innamorati ed è bello poter fare una cena a lume di candela. E il nostro Signore vuole fare una cena a lume di candela con ognuno di noi, una cena intima, dove noi veramente possiamo gustare il suo immenso e meraviglioso. Che il Signore ci possa benedire.